Ciao a tutti e bentornati nel canale Abishop. Oggi per la prima volta non facciamo costruzione, non faccio una recensione, ma oggi vi farò vedere il mio enorme, per così dire, workshop, il mio garage. Infatti da diversi mesi sotto nei commenti continuate a chiedermi: ma ci fai vedere il tuo workshop? Ci fai vedere il tuo tornio, la tua fresa? E allora oggi ho deciso di farvi vedere un pochettino quello che è il mio laboratorio, quello che riesco a fare, quello che ho fatto sulle macchine, per renderlo un po' più precise e più user friendly. Quindi dai, partiamo, dopo la sigla. Ecco, lo spazio che ho a disposizione sono circa 2 metri da questa parte per la bellezza di 3 metri e mezzo, quasi 4 praticamente, nell'altra parte. Però ecco, prima di visionare le macchine da vicino, se è meglio se diamo una pulitina. Innanzitutto iniziamo da questa, che è il mio trapano fresa. Non è infatti solamente una fresa, bensì un trapano fresa, perché può essere tranquillamente utilizzato anche come trapano. Si tratta di una Sieg SX3L. L sta per long, cioè quella versione che ha la tavola, diciamo così, dell'asse X più grande rispetto alle altre. È prodotta a Shanghai, quindi è cinese, però è importata dalla Paulimot, che è un'azienda tedesca importatrice di queste macchine, che fa per fortuna anche un controllo qualità. Il vantaggio, il valore aggiunto, diciamo così, nel comprarla da Paulimot, sto facendo pubblicità e solo per spiegarvi dove l'ho presa, è di avere un'azienda che fa da filtro e quindi che la testa tutta quanta, rimonta e poi ovviamente la mette sul mercato. Ecco, è una macchina molto pesante, perché per le dimensioni che ha pesa la bellezza di 4 quintali, e quando l'ho presa ho deciso di prendere a full optional. Perché? Perché così almeno non dovevo poi diventare, scusate il termine, cretino, ad aggiungere il motore, ad aggiungere il DRO, cioè il visualizzatore di quote, aggiungere questo, aggiungere quello, anche se probabilmente avrete notato che qualcosetta io ce l'ho aggiunta, ma che poi vi farò anche vedere. Però adesso andiamo a vedere un po' quali sono le caratteristiche salienti, diciamo così, di questa macchina. Un primo motivo per il quale sicuramente l'ho presa è questo, cioè questo, come vedete, non è un attacco ISO 30, bensì è un attacco che viene chiamato NT30. Come potete vedere c'è un centraggio che viene eseguito sul tratto conico e la coppia viene trasmessa grazie a questi due denti. Il centraggio avviene in un secondo, quindi questo cono serve solo per centrare, dopodiché tramite il tirante che c'è sopra la parte, diciamo così, della testa, andiamo a portare in montaggio questi due denti. Andiamo quindi ad accendere la macchina e adesso vi farò sentire il perché, il secondo perché del mio acquisto, e cioè la silenziosità. Adesso aumentiamo la velocità. Qui siamo a circa 1000 giri al minuto e come potete sentire è particolarmente silenziosa. Questo perché? Perché la trasmissione che c'è qui all'interno avviene tramite cinghia dentata e non tramite ingranaggi. Quindi se come me lavorate molto presto la mattina, ad esempio alle 6, cose del genere, il fatto di avere una macchina particolarmente silenziosa, beh, è tanta roba e fa la differenza, quantomeno la moglie non vi sbatte fuori di casa. Allora, è un trapano fresa che è in grado anche di filettare e adesso vi faccio vedere come si va. Quindi si dà l'accensione, come vedete io tengo sempre un numero di giri molto basso, 100-110, non di più. Dopodiché si attiva la funzione della filettatura, che è questa, e adesso i pulsanti che ci sono su questa leva permettono fondamentalmente di invertire il moto. Adesso vi faccio vedere. Allora, il pulsante, come vedete, inverte il verso di rotazione. Abbassiamo la testa, il maschio si prende all'interno del foro. Quando arriviamo alla profondità che per noi è sufficiente, oppure siamo andati oltre quello che è la profondità del foro, basta invertire e accompagnare. Sì, ovviamente non fare scherzi come sto facendo adesso, è solo per farvi vedere. Dopodiché la macchina va stoppata e abbiamo fatto il nostro foro filettato. Come vedete, questo nottolino attualmente è folle. Non è più folle però nel momento in cui io vado a chiudere quest'altro nottolino che vedete qui a destra. Adesso le leve non funzionano più, però funziona questo piccolo nottolino. Il nottolino
che vedete permette di fare una regolazione micrometrica. Voi vi azzerate sopra alla testa del vostro pezzo, dopodiché, come vedete, i numeri aumentano e la testa comincia a scendere oppure a risalire. Questa cosa serve? Serve a fare delle sfaccettature, delle fresature o particolarmente lunghe o particolarmente precise, cosa che a mano con il classico notolino, con quello che è, diciamo così, l'avanzamento manuale, non riuscireste ad ottenere. Funziona tramite una frizione che vedete qui sulla mia mano sinistra, che deve essere ingaggiata oppure no, che deve essere cioè attivata oppure no. Supponiamo di dover fare una fresatura nella direzione verso l'utensile, quindi andremo a dare la marcia in questa direzione e con il nostro potenziometro ci spostiamo, spero si riesca a vedere, nella direzione verso l'utensile. Il tutto è assistito da questo fine corsa, quindi nel momento in cui questo piccolo pin va a premere questa molla, ovviamente la tavola si ferma per non distruggere tutto, e viceversa questo piccolo pin con quest'altra invece molla. Un altro optional notevole che fa veramente la differenza è sicuramente il visualizzatore di quote XYZ. La Z è il verticale, l'X è il carro che avete visto prima adesso, mentre l'Y è quello trasversale. Utilizzando un visualizzatore di quote si va ad annullare quello che è il gioco delle viti. Intendo dire che il visualizzatore di quote mostra effettivamente quello che succede, cioè quello che è il movimento dell'asse. Se il movimento dell'asse non avviene perché c'è un certo gioco, come potrebbe essere questo, il visualizzatore di quote sta fermo. Quindi quello che voi visualizzerete sarà effettivamente quello che è il movimento dell'asse. Pertanto, se la vostra macchina non è questa, ma magari ha comunque dei giochi, come questo qui, come potete vedere un po' di gioco c'è, il visualizzatore di quote salta questo problema e va direttamente a mostrarvi quello che è l'effettivo movimento. Pertanto potete, diciamo così, fregarvene un pochettino, per fare una battuta, dei giochi della vite. Con l'asse Z si regola con questo notolino, ovviamente non seguo quello che è il nonio, bensì seguo il visualizzatore di quote. Magari un domani qui si potrebbe mettere un bel motore. Vi faccio vedere qualche customizzazione. Un piccolo notolino che ho fatto io con il tornio e che serve per bloccare l'asse delle X. Con questo riesco a fare sicuramente più forza indipendentemente dagli ingombri qui attorno, e qui la maniglia effettivamente rompeva un po' le scatole. L'obiettivo principale di questo blocco è il fatto che nel momento in cui andate a fresare lungo l'asse delle Y, se la vostra profondità di passata è troppo elevata, potreste tentare di muovere un pochettino per repulsione la tavola. Risultato, la vostra fresatura non verrebbe in asse, bensì verrebbe leggermente spostata. Con questo, questa cosa non succederà. Il secondo che ho fatto la mia macchina invece è questo sistema di dosatura a goccia. Si dà l'ok qui sopra, l'olio comincia a scendere, dopodiché può essere parzializzato sia con la parte sopra che con la parte sotto. Invece customizzazione che ho fatto è questo blocco di alluminio con questo pomello e questa paletta. La paletta serve perché va ad impegnarsi sul dente di quello che è il nostro mandrino. Quindi basta chiudere questo, allentare il tirante nella parte superiore, canotto pronto per essere sostituito. Queste che vedete qui sono delle chicche, cioè sono delle strisce di plastica fatte con la stampante 3D. Come vedete sono morbide, non sono rigide, e servono a proteggere le cave della fresa dall'ingresso dei truccioli. Siamo arrivati quindi al pezzo forte del mio garage, del mio workshop, e cioè il mio tornio. Si tratta infatti di un vecchietto del 1964, è messo molto bene, quindi porta molto bene la sua età, ed è un Colchester Bantam MK1. Ecco, si tratta della versione short bed, quindi la versione corta di questo tornio, e in particolare, oltre ad essere la versione short bed, è la versione inch, quindi non è la versione, diciamo così, metrica. Il che significa che nel cambio Norton gli avanzamenti e le filettature sono tutte quante in inch. Ma per quanto riguarda gli avanzamenti, questo assolutamente non è un problema. Perché quando si fanno gli avanzamenti per la sgrossatura o la finitura, che siano in inch o che siano in millimetri, poco cambia. Quello che invece cambia ovviamente sono le filettature. Questo è il cambio Norton a due leve. Quello che vedete qui sono i filetti per pollice per quanto riguarda le filettature e gli avanzamenti in inch. Nel momento in cui volessi realizzare una filettatura metrica, dovrei cambiare alcune di queste ruote dentate nella parte posteriore della testa del tornio.
Ne ho già costruite tre, si possono fare tranquillamente con una stampante 3D perché lo sforzo a cui sono soggette è abbastanza basso. Il principale e il più complesso è stato quello di ricostruire, ridisegnare con il CAD questa placca che ho fatto stampare ad un'azienda specializzata e che poi ho calandrato a mano come veniva fatto a suo tempo ed incollata nella sua posizione. Potete vedere due colori, la velocità bassa e la velocità alta. Perché? Perché si tratta della versione del Bantam a due velocità, ovvero il motore è un motore da lander che ha due avvolgimenti, ovvero può funzionare a due poli oppure può funzionare a quattro poli. Con due poli corre ma ha poca coppia, con quattro poli invece va più piano però ha tanta coppia. Per far funzionare il motore originale ho applicato un inverter. L'inverter che vedete qui sopporta 4 kW, il motore infatti è da 3 kW. È un inverter in grado di trasformare la tensione da 220 monofase a 380 in trifase, quindi il motore in questo preciso momento è esattamente alimentato con la tensione originale. Quello che vedete qui è una scatola in acciaio inox che ho costruito per far funzionare il mio tornio. Vedete un potenziometro per aumentare e diminuire la velocità di rotazione e il pulsante di stop che va riarmato ovviamente nel momento in cui debba essere schiacciato. Per l'azionamento del tornio ho sfruttato questo albero dove c'è la leva di marcia e ho montato due micro switch sempre in bassa tensione nella parte finale. Solidale all'albero ho costruito quindi questa camma di alluminio che ha tre posizioni: la marcia, lo zero e l'arresto. Proviamo quindi a dare marcia. Marcia, potenziometro. Zero, reverse. Zero. Quando il tornio è arrivato mi sono accorto subito di un mandrino di qualità. Quello che vedete qui infatti è un mandrino italiano, anche se il proprietario utilizzava questo tornio perché abitava in Belgio. E quello che vedete qui è un Mario Pinto. È un Mario Pinto del 1978. Queste sono le torrette che ho a disposizione per il mio Bantam. Ce ne sono diverse autocostruite da me, dal pieno. Come ad esempio questa, come potete vedere, che è un troncatore di mia invenzione, diciamo così. È molto semplice, però funziona molto bene. La parte difficile per fare queste torrette è sicuramente questa parte e questa parte. Perché? Perché devono essere particolarmente precise, altrimenti quando si serra la torretta, quest'ultima non tira. All'inizio ero abituato a mettere le chiavi in questa zona, ma essendo anche vicina al mandrino, non è tanto una zona, diciamo così, sicura. E quindi nella parte posteriore, riprendendo un po' la forma e le dimensioni del pomello originale, ho costruito questo sistema a leva rotante, che permette infatti di far nascondere quando non servono e di utilizzare invece quando servono le chiavi. Le chiavi che vedete qui sono infatti quella per il serraggio del mandrino, quella per la torretta, per chiudere gli utensili sulla torretta e quella della torretta principale per ruotarne di gradi. Che cos'ha di particolare questo DRO? Sicuramente ha una riga ottica sull'asse delle Y, quindi una riga normale. Ma la peculiarità è questo sensore, che non è ottico, bensì è magnetico. Perché ho voluto usare un sensore magnetico? Perché è molto piccolo e richiede uno spessore molto sottile, come vedete, del supporto. Così non perdo corsa nella contropunta e quindi nei confronti di quella che è la posizione della contropunta rispetto alla torretta. L'unica cosa da stare attenti è la pulizia, ovviamente bisogna mantenerlo un po' pulito, anche se ci sono queste due gomme, la prima e la seconda, che servono da, tra virgolette, raschia olio, cioè da raschia truccioli, e quindi mantengono la corsia magnetica pulita. Per razzerare la punta dell'utensile con l'asse del mandrino, ho costruito un semplice supporto, sfruttando un pezzo di alluminio e costruendo fondamentalmente questo, e cioè non è altro che un tondino che è regolato esattamente all'altezza del mandrino e che, come vedete adesso l'utensile è alto, permette di dire che la punta, una volta che tocchi questa parte inferiore, sia effettivamente sullo zero dell'asse mandrino. È una maniera molto veloce per vedere se l'utensile è alto e basso, ma comunque anche molto precisa.
Un altro upgrade che ho aggiunto al mio tornio è questo visualizzatore, scusate, di posizione per la foratura. In questo caso è montata una contropunta e a poco serve. Ma qui c'è una flangia, fondamentalmente, che è fissa rispetto al canotto e che si muove rispetto a un datore che invece è fisso su quest'ultima flangia. La flangia è montata con dei magneti, va imbattuta, quindi non ho rovinato assolutamente la parte in fusione. Quello che vedete altro non è se non un calibro senza i becchi. Una volta appoggiata la punta a zero, dopodiché da lì in poi saprò quant'è la profondità della mia foratura. Vi starete chiedendo, ma quando devi fare un pezzo, dove metti il foglio? Dove guardi per riuscire a tornire? Ho risolto il problema costruendo questo supporto a muro, come vedete, che è un po' di derivazione macchine utensili a controllo numerico, può essere anche inclinato, e qui c'è una fascia metallica con delle calamite. Nel momento in cui decido di fare il mio disegno, prendo la mia calamita. Sono calamite a niobio, quindi insomma sono particolarmente forti, e così ho la possibilità di guardare quando mi serve il mio disegno per eseguirlo al tornio. Bene, e dopo il tornio adesso vi faccio vedere un'altra cosina prima di finire, cioè la mia morsa. Perché vi voglio far vedere questa morsa? Perché questa è una morsa italiana di qualità elevatissima. È una morsa infatti tutta in acciaio, con le griffe che si possono sostituire, come vedete le ho messe in bronzo, e gli ho fatto una piccola tacca qui e una piccola tacca qui a V, in maniera da prendere i tondi così, oppure da prendere i tondi così, cioè in verticale. Ma vi starete accorgendo della cosa che fa la differenza in una morsa da montaggio piuttosto che in una classica morsa da officina. E cioè che la sto girando con un dito e che quindi ho un tempo di fissaggio e di sblocco che sono bassissime. Ve la faccio rivedere. Morsa chiusa. Riproviamo a montare il pezzo. Pezzo montato. Bene, noi siamo arrivati alla fine anche di questo nuovo video. Spero che così la mia presentazione del mio workshop vi sia piaciuta. Noi ci vediamo per la prossima volta con un nuovo video e una nuova avventura, sicuramente. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi al mio canale e da Alberto, ma non solo, anche da Abishop, un grosso ciao!